Allora, eccoci qui con Marco Patton che passa per Vicenza, farà 660 chilometri, 14 tappe, partito dalla provincia di Trento e arriverà a Roma per l'equità sociale. Allora, Marco, tu già in passato avevi fatto una marcia del genere, ci racconti un attimo l'aneddoto che purtroppo ha influito sulla tua vita in maniera abbastanza importante, direi importantissima, e poi vediamo che cos'è l'equità sociale. Allora, diciamo che ho sempre nella mia vita corso dando dei messaggi o per l'ambiente o per la pace o la solidarietà fra popoli. Ho sempre utilizzato, diciamo, lo sport come veicolo di promozione culturale, sociale. E 25 anni fa avevo preso una multa miliardaria perché ero socio di un salone di acconciatura e per un errore formale avevo preso una multa di 2 miliardi di vecchie lire. Ora ho deciso di fare una protesta affinché venisse modificata la legge che consentisse, visto che l'errore è unico, formale, che venisse tolto la moltiplicazione del numero delle ricevute non trascritte nel registro di carico e scarico, dal momento che non c'è evasione, è solo un errore, diciamo, formale. E poi avevo anche protestato civilmente per dimostrare quando c'è un errore formale non deve esserci un procedimento penale. Che senso ha? Un aspetto penale se non è formale? Se è formale è formale, se è accertato che la finanza ha verificato che non c'è evasione. Diciamo che la tua protesta e la tua marcia all'epoca, negli anni 90, portò anche ad una modifica della legge, perché sei finito anche ospite di grandi salotti televisivi. Sì, diciamo a quell'occasione lì ero stato intervistato da Biagi, Santoro, Rita Dalla Chiesa, Cecchi Paone e tanti altri, insomma, e oltre che televisioni anche estere che si erano meravigliate che in Italia c'era un fisco così assurdo, diciamo. Io avevo consegnato una petizione poi al garante del capo dello Stato Carascalfaro affinché si attivasse in modo che il Parlamento modificasse questa legge. Questa mia petizione, insomma, poi è finita, diciamo, dal presidente dell'allora Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Ecco, poi successivamente ti sei impegnato anche in politica, sei stato per 15 anni consigliere comunale a Trento, anche con l'ex presidente dell'AI. Ma adesso perché dopo tutti questi anni ritorni per l'equità sociale? Diciamo che a distanza di 25 anni mi sembrava utile fare un'iniziativa che potesse richiamare il tema attuale. Con questa difficoltà che si è creata con la pandemia, quindi anche questa disuguaglianza sociale fra chi ha reddito fisso, magari pubblico, rispetto a chi lavora nel privato, sono nate nuove povertà e abbiamo visto che le famiglie sono fortemente in difficoltà. Allora volevo fare questa marcia, camminando insomma a Roma, attraverso anche percorsi, diciamo, di un certo anche interesse naturalistico, anche storico-culturale. Il fatto che oggi sono a Monteberico è anche modo per richiamare questo gemellaggio che abbiamo con la realtà trentina, con la Madonna di Montagnaga. E poi percorrerò l'antica via degli dei, la via Francigena, insomma. E attraverso questo pellegrinaggio, diciamo, laico anche religioso se vogliamo, consegnare ai parlamentari trentini che si facciano garanti al governo di tener conto di questa disuguaglianza ai fini che mettano in atto delle risorse per aiutare proprio la gente a vivere anche in un contesto un po' meno difficoltoso. Ecco sì, perché purtroppo anche la pandemia ha assolutamente aggravato, l'abbiamo visto anche qui nel Vicentino, a Vicenza, in città, la situazione per molte famiglie. Ci sono ad esempio un migliaio di famiglie solo in città, a Vicenza, 120.000 abitanti, che erano sconosciute ai servizi sociali fino a prima del lockdown. Questo immagino sia avvenuto anche nel Trentino. Sì, chiaro, il fatto che abbiamo visto che molte cooperative sociali, no, hanno fatto rete per cercare di aiutare queste famiglie che sono in difficoltà. E qua bisogna che il governo prenda atto di questo momento difficile, insomma, che si è creato con chiaramente questa pandemia, insomma, che ha creato non grossi problemi dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche relazionale, umano, e quindi in qualche modo bisogna ricostruire questa rete, diciamo, di solidarietà. Ecco, un messaggio ai giovani, alle giovani famiglie, che cosa dire, Marco? Ma diciamo poi dopo magari vorrei che facesse anche una parola il mio amico Andreatta che ha 71 anni e mi ha accompagnato, diciamo, per quasi totalmente le due tappe, insomma, no? E quindi a dimostrazione quanto possiamo fare anche con la buona volontà.
La mia personale idea, perché ho anche diciamo, un percorso formativo, sono anche naturopata e iridologo, sostengo che bisogna attivarsi a muoversi. Noi siamo nati nomadi, no? E quindi l'uomo ha bisogno di muoversi, soprattutto anche per la salute e muoversi anche per mettere in relazione la nostra mente col territorio e arricchirsi attraverso i viaggi. E credo che questa sia una fortissima occasione. Legato proprio alla salute, alla cultura, a tutto ciò che ci sta dietro. E se posso, sono anche insegnante e ho visto insomma che mi arrivano anche messaggi di incoraggiamento dai miei diciamo alunni che apprezzano il fatto insomma che a 65 anni mi sia messo in moto per cercare di lanciare qualche messaggio. Ma sei giovanissimo a 65 anni. Grazie, grazie.